Benvenuti a tutti da Punto Sin Punto e da... a Rory faccina scazzata. questo nuovo video. La situazione, ragazzi, è vergognosa, tanto che mi è stata notificata da altri utenti mentre ero offline. Steam non viene a protestare. Subito penso, ma che può essere successo? Mi viene in mente solo che a breve avrebbero messo i nuovi traguardi crafting. E difatti il tutto ha a che vedere con ciò. Partiamo dall'inizio. Tutti sanno cos'è il crafting, no? Cioè, ora vi faccio vedere. Crafting Tokyo. Eccolo Ah, che qua. bello. Allora, il crafting. Vi spiego un attimo che cos'è. Le persone hanno degli ingredienti, li mettono dentro un tool particolare che varia di norma di volta in volta e in base alle diverse combinazioni inserite al loro interno vanno ad ottenere determinati forni premio. Fin qua ci siamo, Rory? Sai come funziona il crafting? Certo. Perfetto. Abbo ha capito come funge il mercato. Sta puntando sempre di più sui look. Hai notato sta cosa? Ovvio. E che Voglio questo... anch'io lo zainetto. Quello 25 crediti e 25 diamanti, comunque non è più in Ciao. catalogo. E che questo abuso a riguardo dei look fosse già in progetto, appunto, si poteva capire dall'elevatissimo numero di look per ogni campagna, questi raretti da 25 e 25 in particolare. Ma solo da questa campagna, non so se l'hai notato ora, c'era un furno che è stato messo in catalogo a crediti più diamanti, 5 crediti più 10 diamanti. E mi riferisco all'elmo samurai, sebbene non fosse un raro, quindi è un bel Ah, quella furno. ciofecata. Insomma. Senza dubbio è un bel furno, secondo me, e vale quella spesa, ma il problema è che pian piano si sta diamantizzando tutto quanto. Obbligano tutti a shoppare. E fin qua, Sai come si chiama? come marketing, Capitalismo. va bene. E fin qua, comunque, secondo me, niente di male, perché sbaglio o sono stato io il primo a incentivare l'acquisto di Abbo Crediti in occasione degli anatroccoli passati, ve li ricordate, quelli nuovo, vecchio utente, ecco. Ma qual è il problema di questo crafting? Che, come avrete intuito, appunto, darà come premi dei look? Sì, esattamente, darà dei pre come premi dei look, ma qual è il vero problema? Il costo. Questi look, ottenere questi look ha un costo, come direbbe Junior, ma è strabiliante! Cazzo. Partiamo dal costo del tavolo crafting. Intanto quello è un robot da 8 crediti. Fin qua ci sta, li paghiamo pure di più questi tavolini. Pensiamo a quello della giungla o al cuscinino delle ricette per la roba delle marmellate, ricordate? Ora però il problema è il costo degli ingredienti. Se un tempo erano abate, non so se presente te eri su Hub in quel periodo che c'erano i cristalli, le cose che te li regalavano. Qualche tempo fa, non me lo ricordo, 2 o 3 anni fa forse. No, stavo vivendo la vita sociale prima che venissi tu. Sì, bobba. Comunque, Non è vero. pian piano sono diventati dei materiali sempre più pregiati. In particolare per questa situazione, gli ingredienti sono dei peluche. 10 peluche diversi. Ora te li faccio vedere. Aspetta che... Vediamo. Dove sono questi peluche? Eccoli qua. Questi 10 peluche. Che poi in realtà tipo uno è una scatola di cartone, uno è un dolce, ma sai, vedete come Scatola di sono i... latte. Vedi, è una scatola di latte con la cannuccia. E questo è tipo un dolce, ma sapete, in Giappone tendono a rendere interattivi come peluche anche il cibo e le bevande. Sono psicopatici, io che vi devo dire? Come te. Comunque, il problema non è tanto questo, ma il come ottenere questi furni. Vi faccio vedere, andando su... Vendere un rene o tutti e due i reni. Esatto, in pratica dovrete comprare questa macchinetta chiamata macchinetta Gasha, che costa 35 Geisha. crediti. È una Geisha, scusa. puttana. Sì, è un po' una puttana, perché costa 35 volte a botta, cioè, insomma. Ora ti spiego come funziona. Tu ci fai un doppio clic su questa macchinetta, ti esce una pallina, ok? Come è giusto che sia con le macchinette. Contiene un peluche a caso. Vabbè, te dirai, cioè, è una macchinetta tipo quelle delle sale giochi, di per sé costa tanto, ma per una pallina poi magari ci metti, che so, 1 o 2 crediti e ne tiri fuori delle altre, no? Che so. Ah, devi pure pagare le palline, ma ti rendi conto? Questo nella mia concezione. Ma invece no, è monouso. Cioè, tipo lo stemmio smeraldo. Doppio La gente clic. pure la compra, io non capisco. Doppio clic e troverete un peluche a caso. Non per niente in mercatino, sia la macchina che i peluche hanno un prezzo medio di quanto, secondo te? Secondo me, tipo una cistifellea con un po' di pancreas ci sta. Beh, Vabbè, per uno, no, dai. 40 crediti di media. allora fai tipo, non lo so, un pezzo di intestino. L'intestin. Comunque. Veniamo dunque a capire quanto ci costerebbe ottenere tutti i look. Ti faccio vedere, ti ricordo che i look li abbiamo visti qua giù su Twitter. Sono questi qua, questi 5 più
più questo che il Fanno cappello pure del... schifo. Cioè, Vabbè, quello drago è pure gnocco. drago, quale Poi questo è un look tipo alla... Aquila. Sì. Questo qui mi ricorda molto Kirito di Sao, di Sword Art Online. Chi? Comunque, vabbè, ma che ne sai degli anni, comunque. Esatto, che ne so io. Veniamo dunque a capire quanto ci verrebbe a costare tutti questi look. Vedendo queste immagini capiamo che tutti i look, ad eccezione di uno, costano 4 pupazzetti, noti? 2 più 2 ti torna 4. Sì, ma non è che siamo così idioti da non capirlo. Ok, non lo so, io insomma devo specificarlo purtroppo. Comunque sono 5 look così, se ci pensi 5 per 4 fa 20, 20 per 35 fa 700 crediti, 700 diamanti. E questo è il solo costo per avere quei 5 look. Vediamo poi che il berretto drago necessita di altri 10 pupazzi diversi, altri 10, cioè, 350... ma ti rendi conto? Io non ho Ascolta, parole. altri 350 crediti e 350 diamanti. Quindi, Mi sento indignata. solamente per finire i look spenderesti 1050 crediti e 1050 diamanti. E quanti soldi sono? Quanti panini del Mac potevi comprarti con quei soldi? Minchia, quanti panini del Mangiamolo Best da Aurora a Bergamo a comprare i Mac? Comunque, Comunque... scusate, una cosa importante. Ma il cetriolo, sì o cetriolo no? Ma stiamo parlando di masturbazione col cetriolo o No, di... il cetriolo dell'hamburger. Ah, nell'hamburger. No, Certo. it's a pickle Rick, citando Rick e Morty, oppure Mr. Questi sono i dilemmi Pickle. della vita. Mica i look su Abbo, cioè. Ah, ok, va bene. Ma a parte questo, non è finita qua. Perché se ci pensi, una persona sveglia a questo punto vorrebbe anche finire i traguardi di questo crafting, giusto? Cioè... Le info su questi traguardi ci arrivano da Abbo stesso, da Instagram. Porca Eccoli, puttana, nel pezzenti. frattempo iniziano a passare l'aspirapolvere in questa casa. Io spero Aiuto. che non si senta, perché sennò impreco un dannato. Oh, non Comunque, si sente, dai. speriamo. Come vedi cosa c'è scritto? Vedi cosa ho sottolineato? Per avere il livello 20 emoji 10... strana, to Tokyo Clothing Items. Emoji strana sarebbe un hashtag. Comunque, Ah, non si vabbè. legge da qua. Ok, comunque, in pratica 20 vestiti di Tokyo serviranno, ma 20 vuol dire, vi ricordate quanto No. costano? Quindi valutando che noi ne abbiamo già fatti 6, ce ne serviranno altri 14. Ovviamente propenderemo per fare quelli da 2 più 2 anziché il berretto drago, ma anche così significherebbe 16 per 4 per 35, ossia 2240 crediti e 2240 diamanti extra per finirlo. Sommiamo i precedenti, complessivo di 3290 crediti e 3290 diamanti. Ma aspetta una cosa. Cioè, perché la macchinetta tira fuori i pupazzi casualmente. Esatto. E se c'hai doppioni? Che cazzo fai? Ora, ovviamente, valutando che sono... Infatti questo è il costo minimo che ti... L'ho predetto alla fine, però comunque... Nel caso hai... Scusa, sono troppo intelligente per questo video. Ragazzi, cioè, insomma, si vede che non è bionda. Finita qua, no, appunto, però, perché ovviamente le persone, poi secondo voi, non vorrebbero avere anche 10 peluche da collezione, cioè, dopo, minimo. Quindi la macchinetta stessa la vuoi anche, quindi saranno altri 11 per 35, altri 385 più 385. Facendo il totale, il costo sarà di 3.683 crediti e 3.675 diamanti, per poter concludere i traguardi, avere tutti i look, tutti i peluche e la macchinetta. Perché, secondo te, i crediti sono più dei diamanti? Perché tanto devi prenderli comunque i diamanti, quindi in pratica spendi il doppio. No, parliamo solo di 8 crediti di differenza Ah. su 3680. Perché? Perché il tavolo del crafting costa solo Perché 20 tutti crediti. truffano? Cretina, gli 8 crediti del robottino. Comunque, ovviamente io sono a conoscenza del fatto che la restituzione HC restituirebbe 370 crediti, ma non è che tutti sono HC. Certo, va detto che i 14 vestiti extra li potreste piazzare al mercatino e recuperare un po' di soldi. Ma sono tutte questioni di lana caprina, cioè il problema è a monte, hanno fuso crafting, chest opening e truffa dei look assieme. Inoltre questi costi appunto che ho elencato sono nel caso migliore, ossia se vi venissero fuori esattamente gli ingredienti nel numero giusto e preciso, il costo potrebbe essere molto più elevato. Ma come sappiamo, le gioie non esistono, quindi non succederà mai, tipo. Però valuta che in realtà su altri hotel le hanno messe in maniera che non sono casuale, perché mi sembra in Abbo Francia, in un altro dominio. C'è stata una legge che è passata e ha obbligato Abbo a mettere che tipo lì puoi scegliere il peluche che vuoi, cioè per farti capire la cosa assurda. Che
capite pure voi ora il perché sono così incazzato. Anche se non fossi stato bannato a vita, spendere un 4.000 crediti per completare sta roba sarebbe risultato folle. E sarei stato uno dei pochi a poterselo permettere senza prosciugare i conti dei genitori, perché ricordiamo che quasi tutti shoppano coi soldi del papi. Lo sappiamo. Non so cosa dirvi, comunque sono costernato. Anzi, Indignato. lo sapete quale cazzo è il colmo? Quando sto scrivendo questo video e lo sto registrando, i traguardi crafting Aurora non sono ancora stati messi. Quindi chi ha speso e ha Boh. craftato fino ad ora non ha ricevuto neanche i traguardi. Esatto, In pratica è un pirla. perché Abbo fa le cose molto bene. Insomma, io spero di avervi chiarito i dubbi e se così è, lascia un like e iscriviti al canale. Rivedremo la signorina Aurora nel video della Certo. canzone Pusanti e Capoeira. La vedremo ballare, cantare tipo sbrodolina. E Cazzo hai detto? comunque, insomma, ci saranno anche tanti abbini, abbine. E spero che vi potrà piacere. Questa sarà una canzone che, insomma, vedrete. Prima ci sarà un'anteprima che vi spiegherà un po' chi è il Pusanti e tutto quanto. Quindi state carichi, seguitemi E se dov'è volete. l'anteprima? E Renzi che fa? L'anteprima, aspettavo di avere il video pronto. Il video l'abbiamo finito ieri notte alle L'ho 4. finito, l'ho finito. Alle 5 di notte, vabbè. Madonna. Comunque, cosa vi volevo dire? Ah, qua a sinistra trovate l'ultimo video che ho fatto, in alto a destra è il pulsante per iscriverti, e qua Io sotto non trovi vedo niente in i alto a miei destra, in alto a social. sinistra, cioè Shh. però. In particolare, seguimi su Instagram, steam.app. Ah già, Seguite anche era. me, avvi underscore blood. Avvi underscore blood. Ora non lo so io se riesco a far apparire queste cose, però ci proverò. Ciao. Ciao.